La parola quotidiana di Dio. Arrivare a conoscere la concretezza dell'opera di Dio e a comprenderla appieno sono entrambi concetti che si ritrovano nelle sue parole. Solo attraverso le parole di Dio puoi acquisire l'illuminazione. Perciò dovresti fare di più per munirti di tali parole. Condividi la tua comprensione delle parole di Dio con gli altri, di modo che tu possa illuminarli e fornire loro una via d'uscita. Questo è un percorso concreto. Prima che Dio crei un ambiente per te, tu e gli altri dovete innanzitutto munirvi delle sue parole. È qualcosa che tutti dovrebbero fare. È una priorità urgente. Per prima cosa, devi arrivare a capire come nutrirti e dissetarti delle sue parole. Per quanto riguarda le cose che non sei in grado di fare, cerca nelle sue parole un percorso di pratica e vedi di trovare in esse eventuali questioni che non capisci o difficoltà che hai. Fai delle parole di Dio la tua provvista. Consenti loro di aiutarti a risolvere difficoltà e problemi pratici e lascia che esse diventino il tuo aiuto nella vita. Ciò richiederà uno sforzo da parte tua. Devi conseguire risultati nutrendoti e dissetandoti delle parole di Dio. Devi essere in grado di acquietare il tuo cuore davanti a Lui e di agire secondo le sue parole quando vai incontro a qualche problema. Se non vai incontro ad alcun problema, limitati a nutrirti e dissetarti delle sue parole. Talvolta puoi pregare e contemplare l'amore di Dio, condividere con gli altri quelle sue parole che hai compreso e parlare loro della luce e dell'illuminazione che sperimenti interiormente e delle reazioni che hai quando leggi le parole di Dio. Potrai, inoltre, fornire agli altri una via d'uscita. Solo questo è concretezza. L'obiettivo di tutto ciò è consentire alle parole di Dio di diventare la tua provvista concreta. Nel corso della giornata, quante ore trascorri veramente davanti a Dio? Quanto della tua giornata è effettivamente dedicato a Dio? Quanto è dedicato alla carne? Avere il proprio cuore sempre rivolto a Lui è il primo passo nella direzione giusta per ricevere il perfezionamento da parte di Dio. Se sai dedicare il tuo cuore, il tuo corpo e tutto il tuo autentico amore a Dio, porli dinanzi a Lui, essere completamente obbediente nei Suoi confronti e totalmente rispettoso della Sua volontà, senza pensare alla carne, alla famiglia e ai tuoi desideri personali, ma solo agli interessi della casa di Dio e accettando la Sua parola come principio e fondamento di ogni cosa, allora, in questo modo, le tue intenzioni e le tue prospettive saranno tutte correttamente impostate e sarai una persona che dinanzi a Dio riceve la sua lode. Dio gradisce coloro che sono senza riserve nei suoi confronti, coloro che sono devoti a Lui e a nessun altro. Egli aborrisce coloro che sono tiepidi nei suoi confronti e che gli si ribellano. Aborrisce coloro che credono in Lui e vogliono sempre godere di Lui, ma non sanno dedicarsi completamente a Lui. Coloro che dicono di amarlo, ma nel proprio cuore si ribellano a Lui. Coloro che usano parole eloquenti e fiorite allo scopo di ingannare. Coloro che non hanno un'autentica dedizione a Dio o che non si sono realmente sottomessi a Lui, sono persone infide e smisuratamente arroganti per natura. Coloro che non sanno veramente sottostare al Dio normale e concreto sono ancora più arroganti, e questi in particolare sono la degna progenie dell'arcangelo. Coloro che veramente si dedicano a Dio dispiegano interamente il loro essere davanti a Lui, sottostanno veramente a tutte le sue affermazioni e sono in grado di mettere in pratica le sue parole. Fanno del Verbo di Dio il fondamento della loro esistenza e sono in grado di ricercare seriamente all'interno della parola di Dio gli aspetti da praticare.
Così è chi veramente vive al cospetto di Dio. Se ciò che fai arreca beneficio alla tua vita e, grazie al nutrimento che ricevi dalla sua parola, riesci a far fronte alle tue necessità interiori e alle tue inadeguatezze così da trasformare la tua indole di vita, allora questo soddisferà la volontà di Dio. Se avrai agito secondo le prescrizioni di Dio e se, anziché soddisfare la carne, avrai soddisfatto la sua volontà, ciò facendo sarai entrato nella realtà delle sue parole. Quando si parla di entrare più concretamente nella realtà delle parole di Dio, si intende con ciò che puoi svolgere il tuo dovere e soddisfare le prescrizioni di Dio. Solo questo genere di azioni pratiche può chiamarsi accesso alla realtà delle sue parole. Se sarai in grado di accedere a questa realtà, allora possiederai la verità. Così ha inizio l'accesso alla realtà. Devi per prima cosa sottoporti a questo addestramento e solo dopo potrai accedere a realtà ancora più profonde. Preoccupati di come osservare i comandamenti e di come essere leale davanti a Dio. Non pensare sempre a quando potrai accedere al regno. Se la tua indole non cambia, qualunque cosa tu abbia in mente sarà inutile. Per accedere alla realtà delle parole di Dio, devi prima arrivare al punto di dedicare tutte le tue idee e tutti i tuoi pensieri a Dio. Questo è il minimo necessario.